Francesco Cangialosi, autore del libro L'Isola dei Passi Perduti, ben 300 anni di storia raccontati sulla Sicilia e su dei passi perduti, perché? E passi perduti perché le occasioni mancate sono state tante, passi perduti perché non sono stati spesso in linea con i movimenti scomposti ma sempre dinamici della storia. Per cui proprio per le sconfitte subite da Caracciolo la Sicilia ha pagato dei prezzi molto alti e ha ritardato la sua fuoriuscita dal feudalesimo. Questi ritardi si sono accumulati nonostante siano stati fatti dei grossi tentativi già nel 1812, nel 1848, nel 1860 per cercare di recuperare il tempo perduto. Dopo l'Unità d'Italia si tentò con il Consiglio straordinario di Stato di avviare il processo autonomistico che non valeva solo per la Sicilia ma per tutto il paese, e lì furono gettate veramente le basi del futuro ordinamento sia siciliano che nazionale. Molti fanno riferimento alla loggia per l'articolo 38 che è un po' il cardine dello Statuto siciliano, ma lì le premesse di questo articolo obiettivamente si trovano già tutte nella relazione che era stata approntata in quegli anni dal Consiglio straordinario di Stato di Mordini. Poi il seguito è un po' storia più recente, anche quella è storia di passi perduti che sono diventati molto più gravi soprattutto in questi ultimi anni. Onestamente già alla fine degli anni 90 molti di noi rispetto alle posizioni della Lega di Bossi hanno gridato il grido che fu di Vittorio Emanuele Orlando: resistere, resistere, resistere. Oggi onestamente non so quanti siciliani potrebbero fare loro farlo diventare loro quel grido di Vittorio Emanuele Orlando, appunto. Siamo forse nel punto di caduta più basso di tutta la storia autonomistica. Qualcuno dice che l'autonomia è stato anche questo un passo perduto. Entrò in crisi nel momento in cui il sistema autonomistico, il sistema regionale, divenne un sistema di ordine complessivo di tutto quanto il paese. Allora siamo stati costretti a inseguire anche le regioni ordinarie per fare fronte a tanti impegni. Questo obiettivamente è stato un handicap, però dico, le carte costituzionali camminano con le gambe degli uomini e le gambe degli uomini, soprattutto della nostra classe dirigente, non sono state spesso all'altezza dei percorsi da fare. Felice Cavallaro, coordinatore e soprattutto alla presentazione di un libro dal titolo emblematico, L'Isola dai Passi Perduti, 300 anni di storia raccontati in 250 pagine circa. I passi perduti che ci racconta Francesco Cangialosi in questo bel libro, che dovrebbe essere letto nelle scuole perché i nostri studenti possano capire cosa è stata e da dove viene l'autonomia siciliana, ha in sé una malinconia grande, che è l'amarezza di chi vive questi giorni drammatici, queste che ormai si susseguono da almeno un decennio, perché noi negli ultimi tempi siamo passati dalla spesa dilatata di Totò Cuffaro ai finti crediti inesigibili che finivano per costruire un bilancio fasullo con Raffaele Lombardo, fino alle fibrillazioni di oggi con Rosario Crocetta, che non riesce a tenere il passo per una serie di problemi interni al partito di maggioranza, ma a tutto il complesso di un mondo politico che ha finito per svilire lo spirito dell'autonomia. Lo ha scarnificato, tutti gli ideali che c'erano dentro si sono perduti e appunto sono questi i passi perduti. A proposito di autonomia, qualcuno dice che oggi l'autonomia potrebbe non essere più neanche utile. Sì, e questo è il tema del dibattito che in questi giorni coinvolge uomini politici, intellettuali, storici. Dobbiamo decidere se questa Sicilia ha bisogno di un'autonomia che, secondo uno studio del Sole 24 Ore proprio di questi giorni, finisce per costruire una spesa
che grava per le spese correnti su ogni siciliano per 3.250 euro all'anno, mentre per sostenere le regioni ordinarie ne bastano 2.300. Ci sono quasi 1.000 euro di differenza, tanto per dare un valore, un dato che spiega anche come si è perduto il valore dell'autonomia fra la gente. Cioè, noi parliamo di autonomia e anche con un pizzico di nostalgia. Pasquale Amel, uno studioso della nostra isola, ma in questo libro si raccontano 300 anni in appena 252 pagine. È facile, basta un filo rosso perché c'è una grande continuità nella storia di questa isola. È la continuità rappresentata dalla presenza di una classe dominante estremamente autoreferenziale, la quale non ha fatto passare la modernità, e questo sostanzialmente è il messaggio che esce fuori dal libro. È un fatto che scontiamo anche oggi, perché in questo momento ancora la Sicilia si trova con una classe dirigente incapace, che non ha la responsabilità del momento storico che viviamo. Quindi è un fatto drammatico, è la storia di un dramma in un certo senso. Tutti coloro che oggi abbiamo ascoltato hanno sottolineato la difficoltà nella quale stiamo vivendo durante i giorni nostri, ma invece parlando di qualcosa che va più indietro, parlando dell'inizio di questo libro, di Caracciolo ad esempio. E Caracciolo fu una scommessa perduta, una grande scommessa perduta, come qualsiasi persona che viene da fuori immagina di poter costruire un futuro diverso, costruire una realtà diversa, si viene a scontrare, e torno di nuovo al solito discorso. Si viene a scontrare con una classe dirigente estremamente chiusa, e Caracciolo, nonostante abbia avviato una serie di riforme fondamentali per modernizzare l'isola, è stato sconfitto e ha dovuto accettare la sconfitta. E questo è un dramma veramente, lo ripeto ancora una volta, è una tragica commedia che viviamo non da 3 secoli, ma viviamo da molti più secoli in questa terra. Un libro che racconta di passi perduti della nostra isola, ma l'autore, il professor Amel, ha sottolineato i passi perduti che si sono perduti negli ultimi 10 anni. Il libro ne analizza in realtà 300. Beh, l'autonomia è un cammino da riprendere, da valorizzare, bisogna recuperare il tempo perduto e accelerare il passo. Ci sono dei passi perduti che possiamo recuperare valorizzando lo statuto speciale della Regione Siciliana, mettendo una marcia in più. Non può diventare un ostacolo, deve diventare un'opportunità di crescita, di sviluppo, di lavoro. Certo, dipende dalla politica, la politica troppe volte ha segnato il passo. Io credo che bisogna rilanciare un patto tra politica, istituzione e società civile, unire le energie migliori e insieme rilanciare un programma per il futuro della Sicilia. Proprio a proposito di autonomia e a proposito di statuto, cominciano a essere in tanti a pensare che non sia più utile. È opinione ovviamente lecita, personalmente non condivido questa opinione, penso che lo statuto regionale sia da riformare, da adeguare ai tempi, da rivedere, ed è proprio per questo che l'Assemblea Regione Siciliana ha deciso che giorno 10 proprio di questo mese si costituirà una nuova commissione statuto col compito di rivedere i contenuti dello statuto speciale per arrivare ad una riforma che possa davvero rendere questo strumento normativo pienamente utile per la Sicilia.